Bentornati cittadini. Il centrodestra è morto e non è un titolo clickbait. C'è troppo opportunismo, mistificazione e ignoranza. Ad oggi non esiste più alcun centrodestra e adesso vi spiegherò il perché. Questo sarà un breve video chiarificatore, diciamo. Perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare e allo stesso tempo non si può confondere il diavolo con l'acqua santa. Ma è anche per una questione di onestà intellettuale, altrimenti vale tutto, e tanto vale quindi suddividere la politica tra destra, sinistra, eccetera, eccetera. Anzi, a tal riguardo, tempo fa ho fatto dei video che spiegano la nascita della destra e della sinistra politica, i vari sviluppi, perché ad oggi siamo arrivati ad avere partiti del genere, perché ci definiamo di destra o di sinistra, in più anche perché ad oggi praticamente non ha tanto più senso dividere il mondo politico tra destra e sinistra, visto che è una cosa abbastanza superata. Quindi non voglio concentrarmi su questo in questo video, perché ho già fatto tanti video in passato, cercate dentro il mio canale. Ma perché sto facendo questo video? È una sorta di video protesta o denuncia. Perché in queste settimane, mesi, nei telegiornali, nei talk show, sento una bugia enorme che sta pian pianino creando anche una sorta di, chiamiamolo nuovo, bias mentale, ma anche discreta ignoranza a riguardo tra la popolazione. E anche sta pian pianino fomentando l'odio partista, cioè parte di sinistra contro la destra, eccetera, eccetera. Mi spiego meglio. Gli attuali partiti di destra, cioè della Meloni, Fratelli d'Italia, la Lega con Salvini e in parte residua Berlusconi con Forza Italia, anche se ormai sappiamo, e anche qui ho fatto un video a riguardo, è un partito che piaccia o no, ma cotto e stracotto, e oggi politicamente, diciamo, non conta più di tanto, ma non solo di voti, ma anche come gente interna, leadership, eccetera. Anzi, si sta pian pianino conformando un po' quello che sono le politiche del momento e quindi del carrozzone che sembra vincitore perché ha più supporto tra, diciamo, elettori, ovvero Salvini prima e la Meloni poi, quindi si sta dirigendo verso quella direzione ideologica, eccetera. Qual è il problema? Salvini e la Meloni si definiscono di centrodestra. E continuano a definirsi di centrodestra. Quando parlano con i giornalisti, quando vanno di talk show, si definiscono la forza politica di centrodestra, la coalizione di centrodestra, la gente di centrodestra. E poi do colpa anche ai giornalisti e ai giornali, che effettivamente poi riportano il messaggio papale papale. Il centrodestra, il leader di centrodestra Salvini, Meloni contro Salvini per la leadership del centrodestra, e così via. L'attuale Lega e l'attuale partito della Meloni, Fratelli d'Italia, non sono e non sono mai stati di centrodestra. Forse all'inizio, ma si parla di 30 anni fa, con Bossi, la Lega lo diceva anch'esso, però ho fatto un altro video dove ho spiegato la nascita, riassumendo la nascita della Lega e di Fratelli d'Italia, quindi andatevi a guardare anche quello, non voglio entrare troppo adesso in dettagli, altrimenti il video questo qua dura un'ora. Non sono partiti di centro, sono partiti di destra, tendenti all'estrema destra. Ovviamente, anche qui bisogna fare il distinguo, che non sto qui a farvi, ho già fatto in quel video, ovvio che il partito di Fratelli d'Italia non è simile a partiti, diciamo, facinorosi e violenti come per esempio Casa Pound o Forza Nuova. Però ideologicamente il loro modo di pensare, di essere, di vedere il mondo è abbastanza vicino all'estrema destra. La Lega inizialmente, quando è nata, non era né carne né pesce in verità, poi però per varie vicissitudini e per cercare un appoggio quindi del politico di turno, quindi Berlusconi, vabbè, storia che già sappiamo, si è, diciamo, messa a destra e poi con i valori un po' che aveva è di destra. Ma nessuno è di centrodestra. Forza Italia, quando è nata, all'inizio forse Berlusconi nella sua testa aveva l'idea di fare una rivoluzione liberale, che però poi non ha mai fatto, poi si è circondato di persone, diciamo, più o meno sbagliate, ha avuto i suoi problemi, che piaccia o no come, diciamo, persona o partito, ha fatto quel che ha fatto e per anni ha governato l'Italia, ha preso una marea di voti da parte degli elettori italiani. Sicuramente era di centrodestra, sicuramente qualcuno ad oggi ancora si può definire moderato di centrodestra, ma appunto, per come detto prima, per cercare di tenere in piedi il carrozzone, non avendo più una forte leadership e correndo dietro a Salvini e la Meloni, si sta dirigendo verso. Però era comunque un partito moderato, tranquillo, europeista, abbastanza liberale, ma appunto qui è il problema. Come vi ho spiegato anche in un altro video,
Tecnicamente, e vi sto riassumendo, la politica italiana si divide a destra e a sinistra. Però bisogna fare il distinguo, perché sapete meglio di me che il mondo non è o bianco o nero, ma fatto da mille sfaccettature di grigio. Esiste un centro, un centrodestra, una destra, un'estrema destra. Poi esiste dall'altra parte un centrosinistra, una sinistra, un'estrema sinistra. Perché è giusto e utile dire, diciamo, incasellare a ognuno il suo, altrimenti casca tutto il palco. E vi ripeto, secondo me e tanta altra gente, e secondo molti giovani di oggi, non c'è neanche tanto più motivo di parlare di destra e di sinistra. Anche perché, diciamo, non si seguono più i partiti, non hanno più un progetto, dei programmi, si va avanti per promesse, slogan, si segue il leader di turno che urla più degli altri, che poi si gonfia di voti di un anno, poi si sgonfia l'anno dopo perché viene dimenticato, oppure il partito va al governo, la gente si rende conto che non è in grado di governare, quindi da gonfio di voti che era si sgonfia, e chi è l'opposizione si rigonfia di voti, va al governo, si risgonfia, perché tutti si rendono conto poi che i partiti ad oggi non sono altro che aria fritta e generalmente fatti di incompetenza, incapacità, mancanza di programmi, mancanza di progetti, mancanza di visione nel lungo periodo, non dicono dove trovano i soldi, non dicono quanto costano le loro riforme e non vogliono fare riforme strutturali, ma campare, andare avanti a spizzichi e bocconi o, se va bene, gestire l'ordinaria amministrazione. Quindi ti credo che poi spesso quando arrivano al governo la maggioranza delle persone che fanno parte di qualunque partito, di destra o di sinistra che sia, alla fine poi, puff, come neve al sole, tutto fumo, niente arrosto. Detto ciò, bisogna essere precisi. Come si incasella un partito? Anche qui vi ho fatto un video. Ovvio, super semplificando, gli estremisti, destra o sinistra che siano, che sono uno all'opposto dell'altro, però hanno tante cose in comune, sono partiti, diciamo, che vedono il mondo in un modo loro. E non sono d'accordo con chi non la pensa come loro. E preferiscono che lo Stato, il governo, strutturi l'essere umano e l'individuo in una certa maniera, anche forzatamente, senza guardare in faccia a nessuno, e che quindi, diciamo, ci sia un'intromissione dello Stato a livello di vita, di libertà, di limiti, di privazioni, piuttosto che forzature su determinate cose, e poi anche la gestione in particolare, diciamo, che va contro magari anche il senso comune, la libertà individuale, eccetera, anche dal punto di vista economico. Ovviamente non possiamo dire che Hitler o Mussolini erano gente di centrodestra. Ti riderebbe in faccia chiunque. Così non puoi dire che Stalin o Che Guevara o Fidel Castro fossero gente di centrosinistra. È gente che ovviamente anche lì gli estremisti portano a totalitarismi, dittature, e quindi, diciamo, di persone che di solito per fortuna rappresentano la nicchia, proprio piccola percentuale della popolazione, perché sono contro diritti, non riconoscono i diritti di tutti e vedono il mondo a modo loro, anche se questo significa andare contro le libertà e, diciamo, le opportunità dei singoli individui cittadini. Più ci si sposta verso il centro, più, diciamo, si è, vi sto semplificando molto, perché qua c'è gente che ci ha scritto libri, ci sono un sacco di video su YouTube, vi sto molto semplificando. Più ci si avvicina al centro, più si arriva alla, come dire, normalità naturale, cioè alla libertà individuale di ognuno. Quindi più sei di centro, più sei una persona di mentalità aperta, che vuole il meglio, il futuro, l'ordine, l'equilibrio, e rispettare i diritti degli altri, e quindi tu vuoi essere libero di vivere come vuoi, fare quello che vuoi, sia come vivere, che come diritti, che come economia, lavoro, eccetera, le opportunità che puoi avere. Al tempo stesso non hai nulla in contrario agli altri ad essere come vogliono e fare quello che vogliono, ma al tempo stesso la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri e viceversa, non ci si scontra l'un l'altro. Vedi lo Stato come garante, regolatore dell'equilibrio della società civile, ma non vuoi che subentri nella vita reale, quotidiana dei cittadini, che decida come devi vestirti, cosa devi fare, come devi lavorare, quanto devi guadagnare, piuttosto che. E generalmente, se sei di centro, sei anche, diciamo, oltre quindi più moderato, più liberale, più aperto, più vivi lascia vivere, non ti lasci influenzare da religione, dogmi, ideologie, che invece sono più verso gli estremismi, ok? Ovvio che ci sono varie gradazioni. Quindi dall'estremismo si va verso il centro, si passa per la metà, che si può chiamare sinistra e destra, centrale, però tendono ad essere un po' più morbidi, un po' più moderati, un po' più permissivi, ok? Poi man mano vai verso il centro, che può essere centrodestra, centrosinistra, anche qui, come gli estremi, sono molto simili l'un l'altro, molto, anzi, uguali, identici su certe cose, si differenziano soltanto, diciamo, principalmente per una questione economica. Cioè il mondo di centro-sinistra
vuole, diciamo, che l'economia sia un po' più regolata e gestita dallo Stato, dalla comunità, e dove non arriva l'individuo deve per forza metterci lo Stato, anche se magari non serve, creare più assistenzialismo, nazionalizzazioni economiche, compagnie statali che magari anche se non servono e perdono soldi lo stesso, devi comunque tenerle in vita con soldi pubblici. Mentre quella gente di centrodestra preferisce che ci sia più l'individuo che si regola, il libero mercato. Ovvio che qui chi è un po' più estremista economico, chi meno, adesso non sto qui a farvi la lezione, però diciamo che vede il mondo in maniera un po' più diversa. Vuole che l'individuo sia messo al centro, non lo Stato, ma l'individuo. Lo Stato deve garantire, tutelare, controllare e anche garantire pari diritti e doveri di tutti, dove uno non arriva a qualcosa deve dargli una mano e far sì che la gente parta da uno stesso livello, diciamo. Però poi l'individuo fa quello che vuole, arriva a quanto vuole e così via. Mentre quelli di centro-sinistra sono più, no, non arrivi dove vuoi, ti fermi qua perché voglio dare anche all'altro, anche se magari non se lo merita, ma voglio darlo anche all'altro usando i soldi tuoi. E così via, ve lo sto molto semplificando, sto banalizzando, ma sul serio, il mio discorso è un altro. Vi sembra che la Lega e la Meloni siano persone moderate, liberali, vivi e lascia vivere, che hanno a cuore i diritti degli altri e non importa se qualcuno non la pensa come loro, anzi vogliono comunque tutelare, garantire e proteggere i diritti dei diversi, delle minoranze che non la pensano e non sono come sono loro, per esempio omosessuali, immigrati, eccetera? Secondo voi sono, diciamo, riformisti, progressivi, vogliono la modernità, non si lasciano influenzare dalla religione, non sono partiti e quindi deputati, senatori, onorevoli, bigotti, non si lasciano influenzare dai dogmi, dalle ideologie estremiste, non sono sovranisti, sono super europeisti, vogliono fare amicizia con tutti, sono aperti mentalmente, si basano su fatti, su questioni meritocratiche, su raziocinio? No. La Lega di Salvini e la Meloni, quei partiti, no. Non sono partiti di centro. Non sto entrando nel, diciamo, nel dettaglio meritocratico, non me ne frega. Io non voto nessuno, né di loro né di sinistra, nessuno mi rappresenta come partito attualmente. Destra e sinistra attualmente mi fanno schifo, forse per me non voterei, però è sbagliato non votare. Ma a parte questo, oggi non si possono definire partiti di centrodestra, perché altrimenti tutto va a farsi benedire. Sono partiti di destra, anzi estrema destra. Se fossi un giornalista, io direi coalizione di destra, i partiti di destra, il Salvini leader della destra, eccetera, eccetera, ma non di centrodestra, perché il centrodestra, se mai esistesse, ma oggi non c'è nessun partito di centrodestra puro, liberale, europeista, aperto e così via, che non si lascia influenzare dalla religione, dai dogmi, non è sovranista, non è razzista, eccetera, tranquillamente, per esempio, ad oggi voterebbe a favore di DDL Zan. Faccio per dire, avrebbe molte cose in comune con il PD, con Calenda, Più Europa, eccetera, partiti di centro, centro-sinistra, ok? Però purtroppo non esiste alcun partito di centrodestra. Esistono solo partiti sovranisti, contro l'Europa, bigotti, che vedono il mondo alla loro maniera, deve essere così per tutti, altrimenti è sbagliato. E quindi, ok? No, mettiamo i puntini su lei, perché mi è capitato di leggere commenti così a caso, in vari canali o pagine, Instagram, Facebook, YouTube, di, insomma, varie persone che parlano di politica, eccetera, commenti molto scottanti di persone che praticamente denigravano e buttavano odio e fango contro chi è di destra, perché la destra sta rovinando l'Italia, la destra bigotta, troglodita, che non vota il DDL Zan, e la destra sempre attaccata ai preti, e la destra cattiva, la destra qua, la destra là. La destra estrema destra, sì. Non il centrodestra, perché non ha nulla a che fare con queste persone di destra, non la pensa assolutamente come loro, sarebbe molto simile a livello ideologico, parlo di libertà, civili, eccetera, a un PD o un 5 Stelle, per esempio, però magari vedrebbe l'economia e il lavoro gestito in maniera diversa, tutto qui. Ma non paragonate la gente di centrodestra con i partiti attualmente di destra o estrema destra, per cortesia. Anche perché, che piaccia o no, sia i numeri attuali dei sondaggi, sia le elezioni passate, a parte certi anni, che piaccia o non piaccia, l'italiano medio, per metà della popolazione più qualcosa, quindi per la maggioranza della popolazione, vota e ha sempre votato verso destra, ma è sempre stata gente che ha votato di centrodestra, quindi si dimostra gente di centrodestra. E ho fatto anche un video su questo. Non sto difendendo la destra o chi di centrodestra, dico solo che è giusto dare una corretta, diciamo, interpretazione dei dati
e non si può fare di tutta l'erba un fascio. Si sta bene fascio con destra. La gente di centrodestra non ha nulla a condividere con chi è di destra, così come uno di centrosinistra non è un comunista sfegatato di sinistra o estrema sinistra. Solo che a sinistra è ben definito, perché ci sono, comunisti ormai non ci sono più, tecnicamente sì, ma no. Poi c'è Sinistra Italiana, che è abbastanza di sinistra e quindi molto, c'è anche un socialismo spinto. Poi c'è il PD, 5 Stelle, una via di mezzo. Poi c'è Più Europa, Calenda, Renzi, che sono più di centro e un po' di sinistra, ma di centro. Mentre a destra non c'è niente. Per anni si è votato da Democrazia Cristiana, bla bla bla, fino ad arrivare a Berlusconi, centrodestra o comunque una destra moderata, abbastanza liberale. Adesso non c'è più niente, è rimasta una voragine, milioni di italiani che votavano sempre quella che è oggi una voragine, ed è rimasta solo l'estremismo. Vi ricordo che fino a pochi anni fa la Meloni, ed esiste da 8-9 anni il suo partito, non se la cagava di striscio nessuno, ok? Prendeva il suo 4% medio, stop. Non ha fatto nulla rispetto al diverso dal solito e ad oggi va su nei sondaggi. Salvini, la Lega, anche lì, mai superato il 10, il 12% in anni e anni e anni, un partito di nicchia che vuole una cosa particolare, l'autonomia della Padania, eccetera. Grazie a Salvini, schizzato alle stelle per vari motivi, che adesso si sta sgonfiando di nuovo, però è un partitone grosso. Ma sono sempre stati partiti di nicchia che vogliono una cosa particolare, di un determinato elettorato. È una cosa particolare, secondo me momentanea, perché se domani mattina arrivasse un partito moderato, liberale, di mentalità aperta, però di centrodestra, sicuramente farebbe man bassa di voti e si prenderebbe tutti indietro i voti che attualmente sembrano ad andare prima Salvini e poi la Meloni. Comunque concludo dicendo che appunto non ha più senso parlare di destra o di sinistra, bisognerebbe cominciare a fare il pelo e il contropelo a ogni partito, non fermarsi al leader, guardare il programma del partito, vedere la fattibilità, realizzabilità del programma, se trovano le coperture eccetera eccetera, che non sono solo promesse al vento da marinaio. Bisogna tornare a parlare di politica con la P maiuscola e non affidarsi a un slogan detti da un leader di turno che dice una stupidaggine su Facebook e il giorno dopo dice un'altra ancora, magari il contrario. Bisogna tornare a parlare di politica concreta. Smettiamo di seguire i partiti attuali. O chiediamoli di cambiare o fondiamoci qualcosa di nuovo e di diverso, altrimenti qua la democrazia barcollerà sempre. Vi ringrazio molto per avermi seguito, scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate, vi chiedo come sempre di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella per le notifiche. Infine vi ricordo il mio secondo progetto, progettone, quello di fondare un nuovo, sano, moderno e liberale partito politico che possa finalmente realizzare i sogni di un'Italia migliore. Un partito basato sulla ragione, il buon senso, il dialogo, la scienza e la cultura, che combatta le derive populiste, l'ignoranza e la superficialità della politica moderna. Un partito del vivi e lascia vivere, che dia la possibilità a tutti di poter eccellere e crescere, raggiungendo il benessere come vuole, investendo sulla ricerca, cultura, lavoro, diritti sociali, innovazione, istruzione e un sacco di altre belle cose. Che si basa sui fatti, sui progetti, sulle fonti, sul metodo scientifico, dove ognuno apporti le proprie competenze e capacità. Non per niente abbiamo un iniziale programma vasto e strutturato e cerchiamo il supporto di chi vuole contribuire a farlo crescere. La perfezione non esiste, ma almeno si può provare a fare qualcosa, invece che soffrire, lamentarsi e basta. Ma mi serve il vostro aiuto, sostegno, supporto di idee, di proposte, volontariato, contributo economico. Chiunque può fare qualcosa, basta volerlo. Vi lascio qui delle informazioni. Andate a leggervi l'iniziale programma politico magari. Grazie ancora e ci vediamo nei prossimi video.